Grazie Presidente. Presidente Conte, ho trovato utili i chiarimenti che ha fornito sulle implicazioni della proroga dello stato di emergenza. Ha ricordato che dal 1 agosto non torneremo in lockdown, ma ci lasciamo la possibilità di usare strumenti per affrontare la dimensione sanitaria e ripristinare velocemente e progressivamente la normalità. È molto importante però, Presidente, che alla proroga dello stato di emergenza corrispondano adesso decisioni non più solo emergenziali. Prima cosa, tantissime italiane e italiani sono finiti in apnea negli ultimi mesi. Cittadini, lavoratori, imprese. Il governo ha fatto ricorso massiccio a bombole di ossigeno per permettere a tutti di respirare e comprare tempo. Adesso, Presidente, è tempo di aiutare queste persone a tornare in superficie, a rimettere la testa fuori dall'acqua, a riemergere. Diamo anche questo significato di emersione alla proroga dello stato di emergenza. Seconda cosa, serve uno sforzo per ristabilire un corretto ordine di priorità. Le faccio un esempio solo, la scuola. Ne ha parlato anche lei nel suo intervento qui oggi. Ho detto ieri alla ministra Azzolina, proprio in quest'aula, di non assecondare chi ha fatto partire un conto alla rovescia verso il 14 settembre, perché avremo disagi nelle scuole, è inevitabile. Perché non riapriremo per bene tutto in un giorno e neppure tutto in una settimana. Le ho raccomandato di lavorare da subito ad una idea di scuola su cui mobilitare le famiglie, che faccia capire che tutto questo sforzo, Presidente, non è solo per riaprire le scuole che avevamo prima del Covid-19, ma per ammodernarle e farne strumento di emancipazione e mobilità sociale. A lei però, e chiudo, Presidente, a lei però, Presidente Conte, chiedo un segnale in più, specifico e chiaro. Il 20 e il 21 settembre non si voti nelle scuole. Con molti colleghi di Camera e Senato abbiamo scritto alla ministra Lamorgese. So che è difficile e complesso, ma so che potete farlo. Soprattutto so il messaggio che passerebbe. Non richiudiamo le scuole quando ancora non avremo finito di riaprirle. Risparmiamo alle studentesse e agli studenti un disagio non necessario. Lei, Presidente, e tutto il Governo diventerebbe drammaticamente credibile quando ripete e ripeterà che la scuola e il futuro dei nostri studenti non è una priorità, ma la priorità. Prima la scuola e poi tutto il resto, comprese le lezioni. Grazie.